registrato. C'è Gianni Riso! Sta senti, Oh, beh, c'è Gianni Riso! Gianni Riso! Che storia, questa è una bella sorpresa. Buongiorno, piace. Gianni, lo sfumino funziona ancora? Sì, buongiorno. E chi sfuma avvelena anche te, lo appunto, sai. Diciamo di smettere anche di mettere certi dischi, perché quello è non fumo per dimenticare, visto che parliamo di fumo. Ah sì? Scusami, ascolta, adesso che c'è stata la legge non si può più. Hanno equiparato ai dischi di Vasco il mio, perché Gianni Riso ai tempi era sì un disgiocchi famoso, ma faceva anche il cantante. Sì, si fidanzava con le cantanti. Sì. No, tu eri fidanzato con la cantante. No, eri fidanzato. No, non è vero. Lo dicevi in diretta. No, l'hai sempre detto. Ma sai che ha fatto un LP dove c'è il titolo di un disco che è Gianni c'hai un bel culo? Sì, ti giuro. Lei? Sì. Stiamo parlando della rettore, no. Stiamo parlando della rettore. No. Allora gli ho chiesto, dico, ma scusa, ma perché hai fatto? No, ma non eri tu. Ah, va bene. Perché ai tempi i disgiochi erano personaggi importanti, erano famosi, erano un po' come i calciatori con le veline. Allora i disgiochi di allora, quelli bravi, tipo Gianni Riso, frequentavano le cantanti e lui, insomma, era nel vipismo in giro. Però partendo dall'inizio, questo romanaccio arrivò a 105 nel lontano 70. Aspetti, quanti secondi c'ho? Ebbene, sono passati un po'. Quanti? 79. Risposta esatta. È arrivato qua, il Parole Povere ha cominciato a dire: ma te sei romano? No, ma mi volevano cacciare. Addirittura. Tu lo sai. Qui da 105 qua. Allora, tantissimi anni fa, proprio appena arrivato, questo è il primo aneddoto, se vuoi lo raccontiamo un attimo. Sì, quanto abbiamo? 28. Chi è che l'ha cuffiata? Sei tu, Gianni, che l'ha cuffiata. E me l'ha messa a me. E abbassalo. Pizza, mannaggia. Allora. Pizza. Mi fratelli. Abbassa la cuffia. Allora, pizzone, bello. Dovete pensare che Gianni va a letto molto tardi la mattina, alla sì, sera. Sì, ecco. La mattina, di pure la mattina. Perché erano 5 e mezza e andato a dormire. Era 5 e 23, mi sembra, quando ho visto l'orologio l'ultima volta. Bene, no, ti sto dicendo, è successo nel 79. È appena arrivato dal Canada, non ho fatto fare un provino, c'era Loredana, no? Sì. E era la co-direttrice assieme a P3. Grande, il mio idolo, P3, certo. Okay. Il tuo idolo, il mio idolo, era direttore, aveva deciso, dopo avermi sentito 2 o 3 giorni, di mandarti via. Di liberarmi. Io andavo in onda, sai, oh, ciao a tutti, come va, sciamannati, c'è un casino bestiale. Qui, sai, erano tutti ancora. Ecco, il primo disco della seconda facciata, è molto funky. Sai, cose di questo genere. Io arrivavo, strillavo, mi volevano cacciare. Allora fanno una riunione, P3 mi convoca, aveva di fianco Loredana. E a un certo punto dice: sai Gianni, scusa, ma tu sei bravo, per carità, però non sei in linea con la nostra radio, arrivederci, sei liberato. Io ho preso la mia cosa, avevo una maglietta a righe con su un numero come gli evasi, sai, in prigione. Dico: va bene, grazie, e vado, andrò, e pensavo, chissà dove andrò? Andrò a 101? Allora c'era 101. Vedi, era il destino. Certo. O andrò a Monte Carlo, poi era un po' lontanino a Monte Carlo, adesso è 22 metri, però insomma allora. E quindi vado, stavo per aprire la porta ed uscire quando sento la voce di Loredana che fa: aspetta! Ma dai. Mi sono girato, ho guardato Loredana, dimmi. E Loredana fa, dice: senti, magari puoi fare qualche provino, vai in onda, non so, la notte. Fai cose di questo genere. E P3 la guarda malissimo perché mi aveva appena detto certo. Grazie, arrivederci. Io dico: lo stipendio rimane lo stesso. Era già attaccato i soldi. Era già attaccato sì, i soldi. Sono loro che si staccano da me. E da lì è iniziata l'avventura. Di Gianni Riso. Fai sentire il disco? Ecco. E Gianni da disgiochi. Ma era fumo per dimenticare. E Gianni. Da zitto, Gianni da disgiochi ha cominciato anche a cantare. Questa è un'imboscata. Siccome criticava tutte le canzoni che suonava, tutti i dischi, allora ha detto: ne faccio una io. E ha fatto questo disco. Andate a sentire. Allora andavano. Beh, allora andavano gli chic, cioè, era un altro suono. Era un altro suono. Beh, io vado, va. Grazie. Disco shy. Chissà perché ti viene da balbettare. Chissà perché hai paura di sbagliare. Non sei nessuno se non fai il numero uno.
questo nel coro assieme a Pizza. Scusa. Sì, vai. Disco timidezza. Beh, il suono non era male, dai. Era carino, dai. Io direi che basta disco shy, bello. No, adesso che lo mettono pomeriggio, la notte. Bravo. Bello, bravo sì. Gianni, bel disco. Sì, ma tu te lo sei mai riascoltato? No, no, mai più, anche perché avevano previsto 15.000 copie, perché c'è tanto questo FIFA. Le hanno, devo dire, sinceramente, è vero, certo. Andato subito, non l'hanno più ristampato e io per trovarne uno, quello che ho a casa, l'ho rubato da questa radio. Ma dai. Con solo stemma, ancora su 105. È vero, perché i dischi venivano etichettati proprio per evitare furti. Se mi sente Angelo De Robertis me lo richiede. Dice è mio quel disco. Ce l'ho io a casa. Ascolta Gianni, ma tu tutte le mattine per anni alle 7 dicevi buongiorno. Alle 7 sì, penso, credo. Quasi tutte le mattine. Mi han detto. Quasi tutte le mattine. Bene, sì. C'erano però delle mattine dove proprio non ti alzavi. No, nel senso che dopo le serate dormivo 2 ore e mezzo, come oggi, sì. Come stanotte, che ho dormito 2 ore e mezzo, però vedo che ancora. Sì, non vi vedo bene, però no, sento le voci. Vedi le ombre, sì, vedi. Sì, vedo delle ombre, sento. Ecco. Però allora cosa succedeva? Che questi bastardoni, lui fra tanti. Dormivo sul divano. Lui dormiva sul divano, no, e cosa faceva? Arrivavo qui dopo le serate, scusami, alle 3:30, 4 di notte. Qui arrivavo alle 5, a Pescara. Le più maledette erano a Pescara, con tutto, anzi, simpatia per Pescara, ci mancherebbe. Però non pigliavi l'aereo perché no. Bari pigli l'aereo, certo. E ci metti un'ora. Pescara vai in macchina, certo. 6 ore andare, 5 ore e mezza, 5 ore e mezza tornare. Arrivavo qui a volte alle 6:30, mi buttavo sul divano mezz'oretta e poi andavo in onda, certo. Che devo fa? E quando però lui non si svegliava, cosa succedeva? Che il mondo dello il rutilante mondo dello spettacolo, sì, a volte è falso. Rutilava molto. E allora cosa succedeva? Succedeva che lui dormiva e voi accendevate la radio e dice: ah, adesso mi sento il mio Gianni Riso, e partivano dei nastri. Vuoi sentire qualcosa? Non è vero. Vuoi sentire? Ah, no, senti. No, quando lui vero. Dormiva, se andava in onda questa roba, non senti. Oh, veramente bellissimo questo disco lancio. Tanta musica come sempre qui a Rete 105. Senti. Però oggi veramente non c'ho voglia di chiacchierare troppo. Stai per non simulando. Angosciarvi i vostri risvegli come sempre. Senti. E allora dopo il disco lancio, gli auguri della Coca-Cola. Oggi siamo leggermente in ritardo perché c'è Gloria che sta affannosamente scrivendo le ultime dediche. Senti. E allora facciamo una bella cosa. Un disco e poi gli auguri della Coca-Cola. E qual è la base? E lui dormiva. E lui dormiva sul divano, cioè, e lui diceva gli auguri della Coca-Cola. Ma vorrei vedere te, scusa, chiunque metti, no, il disco. Però tu non la metti. No, no, tu non la. No, questo, no, era, questo è registrato, non è in diretta. Io lo eh? Dicevo, lo dicevo sinceramente, anche al microfono. Mettete il disco che vado a dormire. Erano 3 minuti. A volte gli chiedevo Barry White perché un po' più lungo. 7-8 minuti. Disconi lunghi, allora, è vero, vai, di una volta. Erano anziché 3-7. Però sei uguale, minuti. Guarda che sei uguale. Ma no, dai, in fondo. Comunque, diciamo la verità. Dai, per 22 anni ero registrato. No, non è vero, non è vero. Capitavano con le mattine, no. Allora, attenzione, altra sigla di Gianni Riso, storica. Sentiamo, dai, vai. Ma Gianni Riso, sì, lo sa. Qui lui si vestiva da Balilla. Da Paperino. Anche questa, bella anche questa. Era bella. Dai, non ce l'ho tu questa, Gianni, dai, vai. Lo abbiamo scoperto, ci abbiamo suonato assieme anche. Dire. Fare? Strides, bello. Era meglio disco shy di Gianni. No, ma veramente, Rezzo, cos'è sta roba? No, ma ragazzi, non siamo dai, Dragostea, dai. Ma dai, vabbè. Sì, chi è? Un robo, no? Stare insieme a te, ma continuano a cantare, che siamo qui con te, 105 alle 105. Abbiamo una segreteria piena di cantanti di jingle, guarda, siete veramente una cosa incredibile. Va bene, sono le 9:06, questa è Radio 105, questo è tutto esaurito, ma oggi non esistono programmi, oggi c'è un fiume continuo di ospiti, e oggi nel nostro caso abbiamo il piacere e l'onore di ospitare Gianni Riso, una delle voci bello, leggendarie. E che orario gli è capitato, Gianni Riso? 8:30 di mattina. Eh beh, normale. La solita fortuna del riso.
certo, certo. Scusa, se uno, una vecchia sì, gloria che giocava a terzino, cosa fa? Lo mettono in attacco? No, ragione. Torna a terzino. Vabbè, Maldini fa anche i suoi bei gol, per esempio. Scusa, è tanto per dire. Allora, attenzione, ci sono anche dei premi per i nostri fedelissimi. Ogni 105 sms viene praticamente preso l'ascoltatore. In questo caso è diventato chi? Sì. Dopo c'è il disco lancio. Ah, che così lui lo critica un po', Gianni lo critica un po', ma che dis... ma fumo per niente, no, eh. No. Dopo la legge basta. No, allora, basta niente, perché ancora niente, non è chiaro il parametro della quantità. È equiparato a Vasco Rossi, l'abbiamo già no, detto. No. Abbiamo già querele a sufficienza che non devi già arrivare tu con le querele. Ma poi, abbiamo già di 105 nostra. Messaggi, ma li ricevete 105? Ma che arriviamo al 99, vedi? Adesso siamo al 99, aspettiamo gli ultimi due. Adesso diceva per questo. Adesso siamo a casa tua, siamo a 101. Adesso fra un po' arrivano. 99 sono gli anni miei tuoi messi insieme. Siamo come gli Aerosmith ormai. Anzi, dai. 105 compiti. Ci saluta? Ah, ma dai, chi devi ringraziare? Hai detto che devi fare il ringraziamento, come è giusto che sia. Dai. Mamma Adele, papà Francesco e papà Alberto. No, devo farlo. Devi sì. Alberto Lazzaro. Io sinceramente sono venuto per il grande affetto, perché dormire 2 ore e mezza a quest'età è anche pericoloso, proprio per la salute. E sono venuto apposta perché il grande amore della radio, proprio non solo per la radio come mezzo, ma per 105. 22 anni qua, 22 anni passati benissimo. Quindi Alberto, io ti ringrazio, ti faccio un abbraccione. Bello, bravo, ci grazie. Ci commuoviamo. Caso Fratelli d'Italia? E speriamo che il presidente Fratelli, che carino. Aspetta, c'è una cosa, un'altra cosa che ti riguarda, sentiamo. Sì, che cos'è? Io voglio parlare con Gianni Riso. Gianni Riso è la storia, è la radio. Io sono cresciuto con Gianni Riso, è un mito. Fatemi parlare con lui, ciao. È in segreteria, è un tuo fedele. È un onorevole, immagino. Tuo adepto. All'aria molto. Tuo adepto. Adepto. Chi adepto? Vogliamo dirlo per signorilità, visto che poi è, che Gianni Riso è in onda da mezzanotte alle 2 su 101. Su R101. Su R101. E ho coronato il mio sogno. Ci stava proprio raccontando di quanto è bella fare anche la notte. La notte è un altro mondo, guarda, veramente. Io spero che fra un po' anche voi possiate. L'ho fatta per 5 anni l'ho già fatto. Night Express con. Poi arriverà il cuginetto Max Venegoni e racconteremo. Ma dai, anche quello sei così. La notte colpisce. Cioè, fa va male bene. La notte. Gianni, grazie. Sì, siamo pari anche in classifica. Disco lancio. Non puoi neanche dire forza Milan perché siamo pari, devi stare zitto. Io e il tuo amico Alex Peroni, saremo assieme nel posticipo lì in una televisione privata a parlare di ciò. Ti manderemo un saluto. Ma dai, fate crudeli a Mosca. La mala erba non muore mai. Grande Gianni. Gianni Riso, 105. Ciao! Clacione! Questo cos'è? Ascolta 105! 105! C'è Gianni Riso! Bella questa! Come on! Bella, bravo! Ciao Gianni! Gianni tuo nonno!